115 cardinali hanno tutti giurato. Adesso il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, Monsignor Guido Marini, pronuncerà ad alta voce extra omnes, fuori tutti. Quindi devono uscire dalla Cappella Sistina tutti coloro che sono estranei al conclave. Vi restano soltanto lui. Ecco, vedete appunto Monsignor Guido Marini. Extra omnes. Lo ha annunciato davanti all'altare nel 2005 l'altro Marini, Piero Marini, omonimo ma non parente, lo annunciò invece proprio chiudendo la porta. È cambiata leggermente la logistica, ma non cambia la sostanza. Vedete, tutte le persone che non appartengono al collegio cardinalizio lasciano la Sistina. Ecco, il momento è particolarmente solenne, emozionante, perché davvero ora gli elettori si chiudono in conclave. Tutte le persone, abbiamo visto anche il padre Lombardi, portavoce che abbiamo perseguitato in questi giorni con le nostre domande in sala stampa, il comandante delle guardie svizzere, che tutte le persone che in vario titolo e per vario modo entreranno in contatto con i cardinali in queste giornate di conclave per motivi di servizio, gli autisti, gli infermieri, i medici, il personale di servizio, ieri ha giurato. Tutte queste persone a loro volta hanno giurato di mantenere la segretezza, la riservatezza più assoluta su quanto eventualmente sapranno. E vediamo anche Monsignor Georg Genswein, prefetto della Casa Pontificia e segretario, abbiamo visto ancora Padre Lombardi, segretario, anche il vice direttore, avete visto, della sala stampa, Monsignor Georg Genswein, segretario di Benedetto XVI, il direttore dell'Osservatore Romano. Ecco, come dicevo, è rimasto il maestro, insieme a lui il cardinale non elettore Prospero Grech, che terrà la sua meditazione, una meditazione incentrata sul gravissimo compito che attende i cardinali e sulla necessità che nell'elezione del Romano Pontefice agiscano in tutto con retta intenzione, cercando di compiere solo la volontà di Dio e mirando unicamente al bene di tutta la Chiesa. Anche i cerimonieri lasciano ora la Cappella Sistina. A proposito di Padre Lombardi, che abbiamo visto poco fa, ieri in conferenza stampa ci ha detto che forse voteranno i cardinali anche oggi, ci sarà una prima votazione, ma che a suo giudizio sarà una fumata nera, sarà un primo assaggio, e che comunque la fumata va attesa attorno alle 8 di questa sera, alle 20. Il cerimoniere si sta portando verso il portone della Sistina. Lo chiude. Il portone è stato chiuso, i cardinali sono in conclave, letteralmente. Cum clave, sotto chiave.